Buonasera a tutti, benvenuti a Autori ai domiciliari. Un calorosissimo benvenuto all'ospite di questa sera, la scrittrice Cristina Aimonetto. Benvenuta, Cristina. Grazie Elisabetta, grazie per questo invito, sono molto contenta e anche non ti nego un pochino emozionata per questa intervista. Benissimo, no, vedrai che sarà qualche cosa secondo me di divertente, però capisco un po' di emozione, ci sta soprattutto nel tuo caso e coloro che ci stanno seguendo capiranno perché. Quindi è giusto che Cristina abbia un po' di emozione, quindi sono contenta che tu un pochino di emozione ce l'abbia perché è bello, no? È bello essere emozionati. Certo. Cristina Aimonetto è in collegamento da Torino e chiediamo subito quindi a Cristina. Cristina, come va dalle tue parti? Come va a Torino? Devo dire, Elisabetta, che da qualche tempo, girando per le vie del centro, si iniziano a vedere delle persone che passeggiano nelle vie pedonali del centro, che sono in fila di fronte ai negozi, ai musei, e quindi questo ci rincuora molto. Mi dà l'idea che la città stia poco a poco riprendendo a vivere dopo ovviamente un Bene. periodo difficile, e questo devo dire che è una cosa che mi riempie il cuore di gioia, ecco. Benissimo, guarda, sono proprio contenta di sentirtelo dire perché tutti quanti, insomma, non vediamo l'ora di tornare alla normalità, ecco, di lasciarci alle spalle questa terribile, terribile avventura, questa situazione terribile che abbiamo vissuto, perché ormai è più di un anno, più di un anno che ci stiamo trascinando in questa situazione. Per cui mi dai una bella notizia. Ora, noi cerchiamo di goderci questa quest'oretta di serenità, cercando di essere ottimi. Perché io diciamo io incomincio a essere veramente ottimista con diciamo, la vaccinazione. Questo lo dico anche un po' da biologa. Secondo me, con la vaccinazione abbiamo fatto quello che noi dovevamo fare. Quindi io credo molto nel vaccino, per cui sono sicura che le cose incominceranno a girare per il verso giusto. Assolutamente Io disponibile. darò esatto. Allora, anche a Cristina darò il benvenuto leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato. Ve lo mostro subito, eccolo qua. Una casa di donne, edito da Ecos Edizioni. Voilà. Inforco gli occhiali perché senza questi sapete che non ci vedo. E partiamo subito. Quindi da Una casa di donne di Cristina Aimonetto. Pioggia. Stava in piedi in mezzo al cortile, mentre l'acqua gli colava dal cappello giù nel collo. I pantaloni erano già inzuppati di acqua e fango. Gli animali dell'aia che avevano trovato il loro riparo sembravano guardare incuriositi quella strana figura in piedi sotto la pioggia battente. Lo trovò così, smarrito. Fece fatica a convincerlo a entrare in casa. Gli tolse i vestiti, lo mise a letto e gli tirò le coperte di lana, ormai consunte e ingiallite, fin sotto al mento. Tornò in cucina e si legò il grembiule intorno alla vita. Poi accese la stufa, riempì una pentola d'acqua e la mise sul fuoco. La pioggia cadeva così fitta da creare una cortina che impediva quasi la vista fuori dalle finestre. La montagna incombeva come una minaccia sul villaggio. Destino. Al parto in casa assisté una delle sorelle. Era un'infermiera e alla neonata non risparmiò una smorfia. Ma è una bambina.
Che piccola. Ecco l'ora Maranto per lo sforzo di venire al mondo. E quanti capelli neri, le aveva detto. Per la nostra casa fu la conferma di un destino, una sola eredità e sempre al femminile. La zia. Tutte le mattine era necessario pettinarla e aiutarla a vestirsi. Passami le forcine e la lacca, per favore. E pure la retina. Non le trovo, mamma. Dove le hai messe? I capelli grigi, tendenti all'azzurrognolo, erano raccolti in una crocchia, proprio nel bel mezzo della testa, con acrobatiche messe in piega, forcine e tanta lacca. Il tutto tenuto insieme da una retina trasparente. Da bambina, quello che maggiormente mi colpiva della zia erano le orecchie, incredibilmente lunghe. Dai lobi pendevano due graziosi piccoli orecchini. Avrei scoperto, molto tempo dopo, che le sue orecchie assomigliavano a quelle delle figure del Buddha. La zia era circondata da una corte muliebre. In casa abitavano mia nonna, mia madre e io. Mio padre, che pure viveva con noi, era molto spesso escluso dalle riunioni femminili e talvolta io mi domandavo come non soffrisse. Domanda. Tesoro, guarda che bella la luce della luna sul giardino. Le foglie dell'albero della vite formavano un grazioso pergolato e il vialetto che conduceva al nostro ingresso era rischiarato dall'astro. Com'è possibile che noi abbiamo tutto questo spazio per vivere, mentre altri non hanno neppure un riparo per la notte? Mia madre aveva passato già da diversi anni la boa del mezzo secolo, ma conservava queste domande che rivolgeva non a me direttamente, ma al mistero della vita. L'abbracciai, capivo ora da dove mi veniva quest'ansia di giustizia, di equità, di comprensione, che risulta a volte così estranea agli uomini. Capivo che veniva da lei, dalla sua straordinaria forza ed equilibrio interiori. Primo, perché era mia madre. Secondo, perché donna. Non so, mamma, ma credo che ci sarà sempre qualcuno che avrà di più e qualcuno che avrà meno. Inspirai profondamente. Avevo trovato una risposta ovvia e scontata a un interrogativo che poteva far traballare le sorti del mondo. Mi ero comportata da uomo. Avevo tappato una falla, ma dentro di me restava l'ansia di quella domanda di mia madre, con il suo dirompente bisogno di risposta. Libertà. Sai, qui le cose non cambiano mai, mentre ci sarebbe bisogno di prendere coscienza che non si può vivere sotto una dittatura. Lei gli rispose: ti fa onore la tua sete di libertà, ma ti prego di non metterti in pericolo. Che cosa significa per te mettersi in pericolo? Che senso ha una vita fatta di compromessi, di raccomandazioni, di obbedienza a un regime che ci controlla e ci priva delle libertà anche solo di pensare? Ma se non c'è questa libertà, disse lei, come facciamo a prendercela? La libertà è un nostro diritto e se ci viene negata bisogna conquistarla. Macelleria. Io non capivo assolutamente nulla di arte, ma entrando a lavorare nella macelleria non potevi non respirare l'amore per l'arte e per il bello. Ne eri circondato
e in un attimo rapito. La macelleria era nata agli inizi del Novecento, ai piedi della collina. Nel cortile interno c'era una piccola fabbrica che produceva ghiaccio, fondamentale per la conservazione della carne. Il suo padrone era un uomo di gran classe e negli anni aveva aperto anche una galleria d'arte da cui transitavano molti artisti. E sapeva che era un privilegio lavorare per lui. Tra i vari artisti che frequentavano la macelleria, si innamorò perdutamente dell'opera di un maestro. Il maestro comprava la carne e poi la disegnava, oppure la dipingeva, oppure in alternativa faceva una sorta di baratto tra la carne e le opere d'arte. Sorpresa! Senza rendermene conto, stavo facendo cadere le lacrime nella tazza di caffè e sulla fetta di torta. Misi la mano in tasca alla vestaglia per cercare un fazzoletto. Dio mio, che coincidenza incredibile, dissi a voce alta. Avrei voluto raccontarlo a tutto il mondo, ma per fortuna la saggezza ebbe la meglio e decisi di tenere per me questa notizia, almeno per il momento. E quale è questa notizia, signori? La scoprirete leggendo il bellissimo libro di Cristina Aymonet. Quindi, sorpresa. E adesso andiamo a scoprire chi è Cristina Aymonet con la domanda di rito di autori ai domiciliari. Cristina Aymonet, chi è Cristina Aymonet? Parlaci un po' di te. Devo dire, Elisabetta, che se ero un pochino emozionata, mi sono emozionata ancora di più a sentire i brani letti da te con così tanto pathos e così capacità di veicolare veramente molto sentimento. E la domanda grazie, che mi fa... sono io che ringrazio te, perché io ho potuto leggerlo perché tu l'hai scritto. Grazie, grazie, ci mancherebbe. È una domanda un pochino difficile ovviamente, però io inizierei con il dirti che io mi sento e sono profondamente italiana. E ti spiego anche perché ti do questa risposta. In un periodo di chiusura totale delle nostre attività, un periodo nel quale non si è potuto viaggiare, io nella mia vita per studio, per lavoro, per passione ho viaggiato molto, mi sono effettivamente resa conto che abbiamo la fortuna di vivere nel paese più bello del mondo. E l'Italia veramente con le sue ricchezze di arte, i suoi paesaggi, i suoi piccoli borghi, le sue montagne, insomma è davvero una ricchezza che secondo me va assolutamente riscoperta. E quindi mi sento molto fiera di essere italiana e molto fiera di essere torinese. Sono nata a Torino, qua ci sono le mie radici, sono nata qui un po' di anni fa, continuo a vivere qui e un po' il mio destino è ovviamente legato a doppio filo a quello di questa città, perché io di mestiere, come sai, faccio la guida turistica e quindi bellissimo. È per me sicuramente un mestiere che mi piace molto, che io faccio con molta passione. Bellissimo. E devo dire che è sempre, tutte le volte, un privilegio poter accogliere dei turisti italiani, ovviamente, ma anche stranieri. Io lavoro molto, molto spesso con gli stranieri e far vedere loro le bellezze della nostra penisola, in particolar modo, ovviamente, della mia città, della mia regione, perché tutti restano estasiati da questa nostra bella nazione. E devo dire che in un periodo nel quale davvero bisogna riscoprire un turismo, diciamo così, di prossimità, avere la possibilità di muoversi in Italia è davvero una grande fortuna.
Certo. Quindi io poi Torino è una città Torino è una città meravigliosa. Torino è una città con veramente dei monumenti eccezionali, è una città piena di storia, non dobbiamo dimenticare che è stata la capitale d'Italia, quindi Torino è di un'eleganza, io la trovo veramente una città molto 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 elegante e proprio ricca di cultura, una città molto 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 viva. Vero, Cristina? Guarda, sì, ti devo dire che a partire dai Giochi Olimpici invernali la città ha cambiato volto. Noi come guide turistiche abbiamo ovviamente seguito tutta la trasformazione della città che è arrivata preparatissima a questi Giochi Olimpici che hanno cambiato un po' il destino della città, quindi la vocazione industriale è stata affiancata anche da una vocazione assolutamente turistica e devo dire che la città non ha nulla da invidiare ad altre città, sebbene, come ripeto, tutte le città italiane, tutte le nostre regioni, tutte le nostre province, ma ti dirò di più, i nostri piccoli borghi sono davvero un patrimonio da salvaguardare in tutti i modi. E da far conoscere. Sono d'accordo. Credo fortemente della cultura. Assolutamente, certo. E poi quello che io amo tantissimo, io adoro Torino, la città in se stessa, ma anche i dintorni, i castelli, cioè è un'infinità di castelli, uno più bello dell'altro, e io trovo che valga veramente la pena andare a visitare Torino e i castelli, insomma, diciamone uno per tutti, Venaria, la Regia di Venaria è qualcosa di strepitoso, che nulla ha a invidiare a Versailles, è veramente magnifica, e ve ne sono tantissimi, veramente tantissimi. Cristina, ci puoi un pochino raccontare, perché noi siamo molto curiosi, come hai approcciato la scrittura? Grazie della domanda. Allora, la scrittura è arrivata... siamo curiosissimi. È arrivata proprio per questo periodo di chiusura totale, nel senso che, come puoi immaginare, la mia attività di guida turistica si è completamente fermata quando, con l'arrivo sfortunatamente del Covid, si sono bloccate tutte le attività legate appunto al turismo. Io ho trascorso il primo lockdown nella casa di famiglia che si trova nel Canavese, a circa 50 chilometri dalla città di Torino. Eravamo immersi nel verde e ho avuto questa grande fortuna di poter continuare a respirare a pieni polmoni, perché il paesaggio circondato dalle montagne ce lo ha consentito. E in questo periodo di forzata inattività ho iniziato a ripensare un po' ad alcune cose che avevo scritto in passato, ma veramente proprio sotto forma di piccoli appunti, di appunti sparsi, alcuni fogli che ho pensato di riordinare, e ho pensato di dare loro una forma, diciamo così, un pochino più concreta per raccontare una vicenda che è anche in parte autobiografica. Certo, benissimo. Allora, qui. Benissimo, infatti, allora entriamo proprio nel cuore dell'intervista e parliamo di questo bellissimo libro. Vi faccio di nuovo vedere la copertina, Una casa di donne. Allora, Cristina, ti chiedi, faccio questa domanda, che secondo me è d'obbligo, perché la copertina è splendida. No? Allora, sappiamo che le copertine eco sono tutte molto belle. No, io lo dico sempre, io le riconosco dalla carta, cioè ho avuto un attimo di buio, scusate, è il piacere della diretta, ma ho avuto un attimo di in cui sia io che Cristina siamo sparite. Va bene, siamo ritornate. Stavo dicendo che i libri eco se li riconosco dal tatto, perché sono molto molto lisci e morbidi, vi è questa costa in rilievo e vi è questa, mi sembra di conoscerla questa bella signora. Allora, Cristina, ci potresti dire qualcosa sulla copertina? Ha una storia?
Ha una storia anche la copertina. Devo dire che la copertina è il risultato di una sinergia tra i bravissimi grafici di Ecos Edizioni e una sinergia con un mio carissimo amico, ideatore di tante pubblicità, un creativo che ringrazio, il signor Santo Alligo. E come direbbero gli inglesi, last but not least, una collaborazione con un artista torinese, perché quella che vedi in copertina in realtà è la riproduzione non di una fotografia, bensì di un disegno a matita. Facciamo rivedere. Eccolo qua. Ecco, è un ritratto, un disegno a matita realizzato da questo artista torinese, che si è appunto diplomato all'Accademia Albertina delle Belle Arti e che nel 2004 realizza questo disegno a matita su cartoncino Schoeller, e devo dire che ho l'onore di poter dire che questo artista è mio marito. Fantastica, E quindi molto, molto sì, c'è brava. stata una Complimenti sinergia quindi al nostro artista. incredibile. E quindi sono molto contenta di aver potuto utilizzare questa immagine, diciamo i diritti di immagine per il mio primo romanzo. Ecco, quindi non posso che ringraziare Benissimo. queste sinergie che si sono create nell'ambito del romanzo vero e proprio. Bellissimo. Bellissimo. Quindi Una casa di donne è il tuo romanzo, il tuo libro di esordio. Ci potresti un po' dire come è nato questo libro, raccontarci qualcosa sulla genesi di Una casa di donne? Ma come ti avevo accennato, è un romanzo in parte autobiografico che trae le sue radici proprio da un edificio, da una casa che esiste e che si trova nella parte ovest della città di Torino. Un edificio che compie, diciamo così, 100 anni di storia, quindi è una vicenda che copre all'incirca un secolo, a partire dagli anni 20 del Novecento, arriviamo fino ad oggi. E questa casa, che è proprio il luogo, no? Il topos dove si svolgono tutte queste vicende, è stata appunto creata in un periodo in cui Torino stava diventando, dal punto di vista storico, un luogo che attirava moltissime persone che arrivavano a Torino per lavorare nelle varie fabbriche. Quindi nasceva proprio in quegli anni la vocazione industriale della città e c'era bisogno di nuove abitazioni, abitazioni anche di tipo economico, le famose case di ringhiera, che potessero offrire alloggi ad un prezzo consono a tutti gli operai che, lasciando, diciamo, il loro lavoro nei campi, perché in realtà in molti casi si parla di contadini, vengono appunto a lavorare nelle grandi fabbriche torinesi. Arrivano non solo dalle campagne piemontesi, ma come sappiamo anche da altre regioni italiane, dal sud, quindi è una casa che ha visto passare in tutti questi anni moltissime figure, il cui destino si è in qualche modo intrecciato anche a quello delle donne di famiglia, della casa di famiglia. Quindi questo è la genesi, è stata proprio quella di voler un pochino raccontare tutti questi personaggi, in particolar modo personaggi femminili. Il titolo già denuncia questa, diciamo, presa di posizione in qualche modo, perché la Certo. maggior parte di loro, non solo, e che hanno in qualche modo segnato il loro destino passando anche da questa casa. Hanno lasciato storie di vita, storie d'amore, storie vissute in prima persona proprio all'interno di questa casa che diventa il contenitore di tutte queste vicende Di questa personali. storia. Certo. Allora, prima di passare alla prossima domanda, io interrompo un attimo perché vorrei contraccambiare i saluti di tutti coloro che ci stanno seguendo e ci hanno mandato i saluti. E quindi io e Cristina contraccambiamo i saluti con tanto affetto ad Alessandra Pregnolato, che ti dice brava Cri, Lotti Paola, anche lei ti fa i
complimenti. Elisa De Paoli, anche lei, complimenti vivissimi. Alba Redegoso, buona serata, grazie Alba. Ti mando io un caro saluto da Genova, lei ci dice buona serata, ben trovate. Poi abbiamo Gigliana Mainardi, macellerie, opere d'arte, eredità femminile, lacrime nel caffè, grazie, bello e curioso. Sono contentissima. Paola Bava, che ti dice bravissima Cristina, Lina Giaramida, che ti fa i complimenti, e poi abbiamo un nome un po' più difficile, a Fitz, che salutiamo, Elena Matta, che ti dice anche lei brava, Giuliana Chiamberlando e Letizia Sol, quindi un sacco di saluti, e noi contraccambiamo con tanto affetto i saluti di tutte queste persone, e quindi tantissimo, è molto bello che ci stiano seguendo così in tanti, che ci stiano mandando i saluti, quindi un carissimo saluto e grazie per essere qua con noi. Allora Cristina, molto sinteticamente, molto brevemente, ci potresti anticipare qualcosina sulla trama e i personaggi, ma proprio quel pochino per incuriosire, anche se ho visto che siamo riusciti già ad incuriosire, però leggermente un pochino sulla trama e i personaggi, ma giusto appunto appena appena, senza spoilerare. Allora, la trama riguarda appunto il destino di una casa che entra, come abbiamo visto, nella storia, e che ad un certo punto della sua storia, diciamo così, deve continuare il suo destino. Quindi è vero che ci sono dei personaggi femminili che in qualche modo gestiscono il destino della casa, ma è proprio l'edificio in sé, in qualche modo, come luogo sia fisico sia anche proprio, come posso dire, di affetti, che è in qualche modo in pericolo. E quindi bisogna unire le forze, fare, diciamo così, quadrato a livello familiare, per riuscire a risollevare le sorti della casa e far sì che questo edificio, ma anche tutte le storie collegate all'edificio, possano continuare ad esistere. Come faranno a risolvere questa soluzione? Ovviamente si scoprirà solo diciamo, leggendo il libro. Ecco, quindi, assolutamente sì, assolutamente. Sì, perché io vi consiglio il libro di Cristina, perché è veramente molto molto piacevole. Ora ti dirò le mie impressioni, le emozioni che mi ha suscitato il tuo libro. E prima saluto ancora Olga Sterpin, che è qui con noi, anche lei è una bravissima autrice di Ecos Edizioni, quindi un grosso bacio ad Olga Sterpin. E Lotti Paola, che dice complimenti ad Elisabetta, e allora io me li prendo, grazie Lotti, sei gentilissima. Io ho letto il libro di Cristina Aimonetto con tanto tanto piacere, e ci sono tante le parti che mi hanno emozionato, e tanti sono gli argomenti di discussione che possono, diciamo, che il libro può suscitare. Ora, sicuramente quello che mi ha colpito sono ovviamente in modo particolare i personaggi femminili, che sono preponderanti, che hanno un ruolo, forse il ruolo principale, però non mancano anche le figure maschili, che sono comunque delle bellissime figure a tutto tondo. Allora, diciamolo, però la figura femminile viene messa particolarmente in luce, perché noi facciamo la conoscenza di tanti personaggi femminili, tutti molto diversi l'uno dall'altra, tutti molto ben tratteggiati, personaggi a tutto tondo, ma con delle personalità diversissime l'uno dall'altro, ma hanno una caratteristica per lo più che le accomuna: la forza interiore. Non tutte avranno un destino e una vita, diciamo, positiva, tutt'altro, c'è chi andrà bene, chi andrà male, ma sono tutte dei personaggi, dei bellissimi personaggi, delle bellissime figure femminili, in cui la femminilità viene messa in risalto, ma in maniera positiva, non mielosa, tutt'altro, sono delle figure forti, che a volte agiscono bene, a volte agiscono male, però quello che ne esce fuori quando le cose vanno bene è
la forza che le donne hanno e quanto riescano ad essere spesso solidali fra di loro. Per cui la solidarietà è sicuramente un valore che permea tutto il libro, al femminile, ma non solo al femminile, la solidarietà come valore universale. E poi vi è questa grandissima tematica, chiamiamola la pietas, cioè l'immedesimazione, la capacità che hanno questi personaggi nel avvicinarsi agli altri, nel permearsi del dolore degli altri, farsene carico. Quindi vi è questa pietas, che è un qualcosa di più dell'empatia, no? Non è l'empatia, ti fai, diciamo, penetri nell'anima, nella testa degli altri, ma la pietas ha un qualcosa ancora di più forte, no? E infatti queste donne sono solidali, si sostengono per delle vite intere, no? E poi vi è l'elemento del perdono, il perdono, la necessità del perdono, perché grazie al perdono si può diventare più forti e si può affrontare la vita a testa alta con forza. Là dove non c'è il perdono si rimane più fragili, perché il perdono dà questa carica in più. Per cui il perdono io l'ho trovato sempre presente in tutto il romanzo. E poi l'importanza che hanno i luoghi. Quindi non solo le persone si influenzano l'una con l'altra, quindi le vite delle persone si influenzano reciprocamente, perché le persone si incontrano per il caso, ma talvolta le persone si cercano, no, per affinità elettiva. E così i luoghi, molti luoghi diventano i luoghi dell'anima, per chi li sa cogliere, ovviamente, per chi ha questa sensibilità, chi ha la capacità di coglierli, per cui l'importanza che il luogo ha sull'animo umano, per come Cristina ci ha spiegato molto bene, vi è questo luogo, questa casa, che diventa il luogo dell'anima e che diventa il catalizzatore di tantissime esistenze. E grazie a questo luogo le esistenze ogni personaggio compirà il proprio viaggio esistenziale, però rimarrà sempre comunque legato a questa casa, che è la vera protagonista di tutto il romanzo. E Cristina, come commenti un po' queste mie sensazioni, queste impressioni che io ho avuto, impressioni così forti che ho avuto leggendo il tuo bellissimo romanzo? Assolutamente, concordo al 100%, se possibile al 1000 per 1000, perché è proprio questo, è stato questo il mio pensiero, cioè il fatto di sottolineare la grande solidarietà femminile, perché se le donne si uniscono non c'è nulla che è impossibile ad una amicizia femminile, perché insieme si possono veramente fare grandi cose. Ti dirò di più, non sono solo i legami di sangue che sono importanti, ma anche i legami creati proprio attraverso questo luogo, attraverso il luogo della casa, perché c'è una sorta di scambio di sinergie, di affetti, di passioni, di amori, ma anche, come abbiamo detto, di solidarietà tra quelli che sono i proprietari della casa e le donne che in tutti questi anni, praticamente quasi in un centinaio di anni, sono passate appunto attraverso questa casa. E mi viene da pensare che, così come abbiamo tessuto le lodi dell'Italia, dei piccoli borghi, delle borgate, è ancora possibile anche in grandi città come Torino, secondo me, ricreare questo tipo di atmosfere, perché le persone, se si parlano, se entrano in sintonia, se si aiutano, se creano anche, come dicevamo, questa sorta di empatia, ma anche qualche cosa in più, allora sì che possono fare la differenza. E mi piace pensare che questa casa di donne sia un po' un luogo dove questo è possibile, dove sono transitate attraverso le crepe della casa, no? Perché comunque, insomma, è una casa
con un bel po' di anni, sono transitate gioie, dolori, passioni, pentimenti, ma tutto accomunato da una grande solidarietà femminile. Assolutamente, e ti dirò anche un'altra cosa che mi ha colpito e che voglio aggiungere perché secondo me è molto importante, cioè il valore dell'eguaglianza, perché i padroni della casa non si sentono padroni, ma sono amici delle persone a cui affittano gli appartamenti, non si mettono su un gradino superiore. Loro affittano i loro appartamenti, ma lo fanno con amore e loro si prodigano per i loro affittuari e questo, diciamo, denota un'apertura mentale gigantesca, cioè in cui si dice siamo tutti uguali. Io ho la fortuna di avere questa casa, me la sono guadagnata perché questa casa l'ho fatta, l'ho ottenuta con tanti sacrifici. La do, lo affitto, ma diciamo il padrone tratta i suoi affittuari come degli amici e diciamo gli affittuari contraccambiano questa amicizia, stimano i padroni di questa casa. Quindi tutte le persone che ruotano intorno a questa bellissima, bellissima casa hanno un'apertura mentale, insomma, non da poco. Nessuno viene trattato dall'alto in basso, nessuno viene mai denigrato. E questo è una cosa bellissima, non sempre si verifica, perché il padrone spesso si sente padrone. Lui è il padrone e gli altri sono i poveracci, no. Questa cosa non compare mai. Per questo che i personaggi, anche i personaggi sono belli, belli dentro, bellissimi non solo per i personaggi che transitano attraverso la casa, ma i padroni di questa casa, che sono delle persone meravigliose. E questo dà sicuramente una marcia in più al romanzo, perché insomma la storia la conosciamo. Bene, quindi complimenti a Cristina perché il suo romanzo è veramente molto, molto bello e io vi consiglio di leggerlo vivamente. Ora io chiederei una cortesia a Cristina prima di passare poi a un'altra domanda. Anzi, un attimino perché ho visto in linea qualcuno che voglio salutare. Allora, Prego. abbiamo con noi Bruno Volpi che mi segue sempre. Bruno, io ti abbraccio e ti mando un grosso bacio, il grande Bruno Volpi che è un grandissimo scrittore che mi fa sentire in colpa. Perché non lo posso intervistare domani? Però Bruno, guarda, non vedo l'ora di intervistarti, te lo dico. Quindi un grosso saluto con tanto affetto a Bruno Volpi. E poi abbiamo con noi Susanna Fusaro, la nostra grandissima editrice. Quindi Eccola. un grosso bacio a Susanna che ci dice bravissime. E noi questo bravissime ce lo prendiamo perché ci fa tanto tanto piacere. Cosa bellissima avere con noi gli editori, perché gli editori ECOS non ti mollano, ti seguono, ti danno la carica. Quindi se Susanna è con noi, noi abbiamo una carica in più. E poi Assolutamente. dice, questo fa piacere sentire gli editori vicini. E poi abbiamo Giuliana Mainardi che dice, la casa come luogo dell'anima e la solidarietà fra donne. Mi trovo molto vicino a questo sentire. Benissimo. E poi abbiamo ancora Ilaria Petrini che dice bravissima Cristina, e quindi grazie Ilaria, grazie, grazie anche a te per essere qua con noi. Allora Cristina, adesso ti posso chiedere la cortesia, ci potresti leggere tu un breve estratto? Grazie. Molto volentieri, Bene. ci provo anche io. Vai, E siamo tutti con te, pendiamo dalle tue labbra. allora. Inserendo le chiavi nella toppa, si rese conto che le mani le tremavano. Ebbe il tempo di ravvivare i capelli neri ed indossare il tailleur grigio di lana pesante e il cappello abbinato.
fissò con una spilla il collo di pelliccia, prese dalla borsetta la fede e la indossò. Un lieve tratto di rossetto sulle labbra completava il risultato. Non essendo abituata a camminare con i tacchi, impiegò un poco per regolare la sua andatura. Alle 15:50 era ritta in piedi sotto l'orologio della stazione di Porta Nuova, in attesa di accogliere il suo destino. Giunto il treno a destinazione con un grande sbuffo, i passeggeri iniziarono a scendere, dirigendosi verso l'uscita. Lui attese che la folla si diradasse per poterla ben individuare. La riconobbe immediatamente, anche da distante. La figura esile e delicata, fasciata in un tailleur grigio, i capelli nerissimi che scendevano sulle spalle e le mani che stringevano nervosamente la borsetta di pelle nera. Si avvicinò salutandola con un bacio. Lei ricambiò, lo prese sotto braccio e si avviarono all'uscita della stazione. Si scambiarono frasi di circostanza sul viaggio e sulla bella giornata di sole. Recitarono la commedia per tutta la durata del tragitto in tram. E una volta scesi alla fermata, continuarono fin sotto casa. Entrando nel portone, lei si sfilò la fede dal dito. Entrò in casa e finalmente si sedette, esausta, su una sedia in cucina. Lui fece lo stesso sul divano. Solo allora finalmente si riconobbero davvero e scoppiarono in una sonora risata, come quando erano bambini. Bellissimo, bello Cristina, brava Cristina, molto 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 bello. Hai scelto una parte bellissima che mi è piaciuta molto anche a me. Benissimo. Allora Cristina, adesso invece ti voglio fare una domanda di tipo tecnico, perché un po'... parlare anche un pochino della tecnica narrativa, secondo me è importante, perché la tecnica narrativa parla tantissimo dell'autore, per cui qualcosa noi abbiamo svelato dalle nostre letture. Però io ti voglio fare la domanda esplicita: quali sono i tempi verbali che hai utilizzato, le persone e perché? Quindi ci vuoi spiegare un po' il perché delle tue scelte tecniche? Allora, le scelte tecniche sono state dettate dall'idea di creare una cornice all'interno della quale si andassero a muovere sia i personaggi legati alla storia familiare della casa, cioè chi ha costruito la casa, sia anche poi i ritratti femminili di tutte quelle persone che sono passate all'interno della casa, come dicevamo, nel corso di quasi un secolo. E la scelta è stata quella di cercare una persona, in particolare una donna, che in particolare è la protagonista, che attraverso il suo racconto in prima persona tirerà le fila di tutto questo discorso. Quindi è un racconto di una donna in prima persona che si trova ad affrontare un periodo complicato della storia di questa casa, complicato della storia della sua famiglia, e che, diciamo, mette in gioco tutte quelle che sono le sue potenzialità. Ovviamente, attraverso il suo racconto, riscopriamo delle persone che o sono già morte, oppure si sono trasferite altrove, oppure continuano, diciamo così, a mantenere un legame pur avendo preso delle altre strade. Ecco quindi che in questo caso, specialmente per persone che sono già mancate, il tempo è ovviamente quello del passato, ma per la maggior parte delle figure ricordiamo un tempo passato ma legato agli occhi di questa protagonista, diciamo così, che è ancora bambina e che quindi filtra tutti questi racconti con un punto di vista, diciamo, di una bambina. Quindi attraverso lo sguardo di questa donna, prima bambina, poi adolescente, infine donna e donna matura,
incontriamo tutti questi personaggi. Quindi tecnicamente il romanzo è un romanzo in prima persona, ma abbondano i tempi passati, perché ovviamente lo sguardo è sì rivolto al presente e anche al futuro, ma molto rivolto al passato. Benissimo, benissimo. Allora, io saluto ancora Claudia Danna, che dice bravissima Cristina, quindi un caro saluto a Claudia. Ciao. Allora, a questi punti, ti devo fare una domanda d'obbligo. Cristina, hai dei progetti? Cosa stai combinando? Beh, senza spoilerare troppo, spoilerare troppo, però qualcosina vogliamo sapere. Per carità, allora i progetti ci sono, in primis voglio così continuare a seguire da vicino questo romanzo, cercare di seguirlo come un bambino, come un figlio, quindi questo è quello che è il mio progetto, quindi sono assolutamente così desiderosa di avere più possibile incontri anche di persona per poter, come dire, seguire questo neonato in quella che spero sia la sua crescita. E poi i progetti ci sono perché, come dire, scrivere diventa prima di tutto una passione e poi anche una necessità. Quindi i progetti ci sono, ma ovviamente sono ancora molto, molto così chiusi in un bozzolo che attendono di essere aperti e insomma rivisitati, ripensati. Benissimo, allora sono ancora a livello embrionale, ma ci sono questi progetti. Assolutamente embrionale, anche perché appunto io non finirò mai di ringraziare Ecos Edizioni, gli editori, eccetera, che hanno creduto in me e quindi insomma adesso bisogna concentrarsi assolutamente su una casa di donne e poi i progetti in embrione cresceranno. Certo, assolutamente. Certo, ci contiamo, assolutamente. Grazie. E Cristina, adesso noi vogliamo sapere dove si può acquistare questo tuo bellissimo libro, dove lo possiamo trovare? Allora, il romanzo Una casa di donne si può sicuramente acquistare utilizzando il sito della Ecos Edizioni, in particolare Ecos Prime. Siamo ormai abituati anche per via del Covid a fare gli acquisti online, ognuno di noi è diventato sempre più, diciamo così, capace di fare acquisti e ovviamente acquistare direttamente dal sito della Ecos è la cosa migliore, collegandosi appunto al sito della Ecos, in particolare Ecos Prime. Poi si può ordinare il libro in tutte le librerie di vicinato, di prossimità, di quartiere e così via. E poi io spero vivamente, Elisabetta, come dicevamo, di avere la possibilità di riuscire prima o poi a fare anche delle presentazioni di persona. Certo. E quindi attraverso la mia pagina Facebook che ho creato, diciamo così, quasi appositamente in realtà, la pagina è la mia. Purtroppo. Cristina Aimonetto, ma c'è una pagina dedicata chiamata appunto Una casa di donne, quindi attraverso quella. Benissimo. E attraverso il profilo Instagram mi trovate al nome Chris Aimonetto, quindi il nome è stato abbreviato ma il cognome resta sempre completo, quindi Chris Aimonetto. Ecco, attraverso questi due canali io racconterò a chi vorrà insomma leggerle e seguire le prossime presentazioni sia online sia di persona. Quindi di persona sarà. Benissimo. Poi mia cura, ecco, così per chi vorrà fare due chiacchiere con me, insomma acquistare il libro. Certo. Mi farà assolutamente molto piacere e devo dire che non assolutamente. Assolutamente. Allora guarda, faccio io un piccolo riassunto perché purtroppo c'è stato abbiamo avuto qualche piccola difficoltà di collegamento, per cui la tua voce purtroppo andava e veniva. Okay. Allora, ovviamente i libri di Cristina Aimonetto per prima cosa li potete trovare su Ecos Prime, che è proprio il portale del sito dell'editore su cui si può acquistare il libro velocissimamente, pagare con qualunque tipo di
carta di credito in maniera sicura attraverso il circuito PayPal. Poi il libro è ordinabile, se lo si può trovare in praticamente in tutte le librerie, quindi sia sui grossi circuiti sia sui piccoli circuiti, quindi parliamo delle librerie indipendenti, quindi si può anche trovare su tutti gli store online, quindi è ordinabile anche stando a casa, quindi non solo su EcoSprime, ma anche sugli store online per chi ha piacere. Se no, ordinabile in tutti i luoghi fisici, però sappiamo che, come ha già detto Cristina, magari uno preferisce ancora non uscire da casa e ordinarlo online. Cristina poi ha i due grossi canali, presente sia su Facebook che su Instagram, ha creato una pagina dedicata al libro e sarà molto contenta di ricevere ovviamente delle recensioni, nonché delle domande dai suoi lettori, perché ricordiamolo che si scrive per se stessi, ma si scrive per essere letti, e fa piacere, un piacere enorme all'autore ricevere un feedback dai propri lettori. Ok Cristina, quindi i tuoi lettori ti devono contattare, vero? Assolutamente, io dedicherò tutte le mie energie possibili a rispondere. Ho anche creato una casella di posta elettronica molto semplice, bene, molto facile, che è proprio il titolo del libro, tutto minuscolo, unacasadidonne@gmail.com. E benissimo. Poi, come dicevamo, i canali Facebook e poi su Instagram. Quindi sarei felicissima, perfetto, se qualcuno mi contattasse. Anche solo per ma certo, solo per è importantissimo. Certo. E ti dico di più, perché devo dire che, essendo un romanzo legato proprio al quartiere, legato alla realtà torinese, alla realtà di vicinato, di prossimità, alla borgata, come si dice, tutte le persone che abitano nella borgata e che hanno dei ricordi, diciamo, legati agli anni passati, che ovviamente non posso avere io, sono per me una infinita miniera di ricordi, di testimonianze, e quindi io sarei felicissima di sapere qualche cosa di più, certo, perché quando la casa è nata c'erano solo campi e prati, quindi ecco, certo, che le persone che hanno vissuto, diciamo così, qualche annetto più di me o che hanno la mia età, sicuramente si ricordano molte, molte cose che mi farebbe piacere sapere, ecco, quindi anche una richiesta, benissimo, di condivisione, ecco. Certo, certo, e poi può essere anche fonte di ispirazione, perché noi aspettiamo anche i tuoi prossimi libri. Sì, bene, vabbè. Certo, allora... siamo giunti così alla termine di questa nostra intervista, che per me è stata veramente piacevolissima. Io me la sono veramente goduta tantissimo e spero che sia stata piacevole per tutti coloro che ci hanno seguito e soprattutto per Cristina. Io, prima di concludere e passare ai saluti finali, saluto le librerie del cuore, perché ne ho tantissime, e voglio salutare Libri da Bottega, editoria in via Romani numero 0, poi sempre a Torino la Belgravia nella persona di Luca Nicolotti, le Panassi, Ulx, Rivoli, Giaveno, Susa e Sant'Ambrose in Piemonte, e qua a Genova la mia libreria del cuore è la Feltrinelli di via Ceccardi nella persona di Massimo Villa. E ricordiamo anche la libreria di Marco Paganini, che ha la Vagna, quindi non la libreria Pieschi, ok? E poi voglio salutare la libreria Bocca di Milano, nella persona di Giorgio Lodetti, quindi la grande libreria Bocca. Questi punti io vi do appuntamento alla prossima settimana con la rubrica Autori ai domiciliari, e sarà la prossima settimana una settimana molto intensa per Autori, e saremo in onda mercoledì 26 maggio alle ore 18 e sarà con noi il grandissimo scrittore Alberto Marubbi. Poi martedì sera, quindi ho sbagliato, dovevo dirvelo prima, però è l'orario che mi ha un pochino confuso. Martedì sera, quindi martedì 25 maggio, ci sarà uno speciale alle ore 21, ed è una cosa un po' particolare, perché ci sarà con noi il curatore di una bellissima antologia,
via, non vi voglio anticipare troppo, ma con noi Daniele Cambiaso e tantissimi altri autori che hanno fatto parte, che fanno parte di questa antologia. Per cui ricomincio. Martedì 25 maggio alle ore 21 con Daniele Cambiaso e tantissimi altri scrittori. 26 maggio, mercoledì alle ore 18, quindi orario canonico, con Alberto Marubbi. E un altro speciale, venerdì 28 maggio alle ore 18 però, e sarà con noi l'autore Marco Di Tillo della Frilli Editore. Sembra di aver detto tutto, quindi la prossima settimana avremo tre appuntamenti con autori domiciliari. Allora, a questi punti... Io seguirò con piacere. Grazie, se sarai con noi mi farai tantissimo piacere. Grazie, ci conto. Ma assolutamente, ne approfitto per ringraziare te in primis e anche tutti quelli che ci hanno seguiti, tutti gli amici torinesi e non, perché ci sono anche i non torinesi, ecco, è ovvio che la mia così casa, il mio cuore sono Torino, ma ovviamente tutti ringrazio coloro che hanno avuto tempo e voglia di collegarsi con noi e soprattutto te e nuovamente anche la Ecos Edizioni. Grazie. Benissimo, grazie a te Cristina, è stato un vero piacere intervistarti e sarà di nuovo un piacere quando vorrai tornare ad autore domiciliare, sarà sempre un onore per noi, per me, intervistarti. Allora, quindi io ringrazio Cristina Aimonetto, ringrazio la Ecos che ci ha seguito, in particolare Susanna Fusaro, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, ringrazio tutti coloro che ci hanno mandato i saluti e ringrazio anticipatamente tutti coloro che ci seguiranno in differita, che sono sempre tanti. Quindi un grazie di cuore ad autori, da parte di autori ai domiciliari, e arrivederci alla settimana prossima. Un bacio a tutti e grazie ancora. Grazie Elisabetta, ciao. Grazie a te Cristina, alla prossima. Un saluto a Genova. Grazie anche tu, un salutone alla mia splendida Torino.